Le persone che hanno alcuni requisiti, ad esempio un ISEE inferiore agli 8.000 euro o inferiore ai 20.000 se nel loro nucleo familiare sono presenti quattro figli, ad esempio, si recano presso un patronato e un CAF, un centro di assistenza fiscale, compilano l'ISEE e automaticamente il servizio informativo integrato mensilmente pesca il dato e lo trasmette all'acquirente unico. Per poter far fronte ai rincari di luce e gas arriva il bonus bollette. Per poter fruire di questa agevolazione non serve fare domanda. Dallo scorso anno il riconoscimento è infatti automatico. E viene controllato che appunto la persona sia intestataria di un contratto attivo, quindi non bisogna essere morosi né staccati, che effettivamente i requisiti di reddito siano validi e dopodiché viene trasmesso al distributore, che lo trasmette a sua volta al venditore, cioè colui che emette la bolletta. Può capitare che ci sia un cortocircuito in questi passaggi. Se le persone, decorso un certo periodo di tempo, e ovviamente varia il periodo di tempo a secondo che la fatturazione sia mensile oppure bimestrale, se bimestrale ovviamente scatterà un mese ancora dopo, ma decorso questo periodo di tempo, le persone non vedendo nella bolletta il bonus si possono tranquillamente rivolgere alla Federconsumatori e provvederemo a fare gli idonei controlli. Tra le misure per contrastare l'aumento di costi dell'energia e venire incontro alle famiglie in difficoltà economiche, inoltre i fornitori di energie elettriche e le associazioni dei consumatori hanno trovato un'intesa che permetterà ai clienti di dilazionare nel tempo il pagamento delle bollette con rate costanti e senza interessi. Abbiamo premuto perché facessero un passettino in più. Cosa prevedeva la normativa precedente? Prevedeva che prima si diventasse morosi, dopodiché pagando il 50% magari della mega fattura, che potrebbe essere veramente molto consistente e di difficile pagamento per una famiglia, ad esempio, poi si poteva accedere a un successivo rateizzo, ma bisognava prima corrispondere il 50%. Alcune fatture possono essere veramente onerose e incidere in negativo veramente nei bilanci familiari. Invece, con l'accordo che è stato fatto, è possibile prima di diventare morosi accedere ad un rateizzo, quindi molto prima.